Eccoci con Banchini, Massimo in diretta, ultimo contributo dalla Mix Zone. In studio la elogiavano per il percorso che ha fatto prima di arrivare alla Vis Pesaro, ma parliamo di questa partita perché a mio giudizio la stava portando a casa con tatticamente, perché è andata ad aggredire sempre con i tempi giusti la qualità del Pescara. Ma noi abbiamo provato a incidere sulla partita e io dico sempre non mi piace essere integralista, quindi bisogna riconoscere i momenti in cui si può andare a effettuare una pressione a 70-80 metri e in cui bisogna invece sapersi abbassare. Quello che porta a casa è la reazione emotiva dei giocatori, perché la partita dopo un minuto e mezzo si mette non male, malissimo. È una scalata alla montagna in questo stadio contro una squadra con dei valori importanti, una squadra che sicuramente metterà in difficoltà tante squadre avversarie. Noi abbiamo reagito. Quello che mi interessa è portare a casa il possesso fatto nella metà campo del Pescara. Mi interessa aver visto che nel secondo tempo, prima di fare il 2-1, ci credevamo, abbiamo cominciato a giocare con delle sequenze sull'esterno ed entrare negli spazi dentro il campo, cosa che sapevamo di poter fare, ma che sapevamo anche che Memusha e Pompetti venivano ad aggredirti insieme ai tre giocatori offensivi e non era facile passare dentro quei canali. Siamo soddisfatti della prestazione, perché per me questi sono non 3 ma 6 punti persi, perché perché vincere a Pescara per noi erano doppi punti. Io dico che ci credevamo, io dico che giocare 15 minuti in 10 ci ha penalizzato ovviamente, siamo stati costretti ad abbassarci, anche nell'abbassarci credo che siamo stati ordinati, perché poi l'analisi analitica della partita è che ci sono 6 parate del portiere del Pescara e 2 del nostro. Il primo tempo ci sono state secondo me 2 occasioni importantissime. Cannavò e poi secondo tempo Saccani. La squadra se l'è giocata, ci ha creduto e porta a casa sì un punto, però un'ottima prestazione. Fatto un'analisi completa, credo che ci sia poco da aggiungere. Le volevo chiedere, a proposito di Cannavò, è più contento per la bella prestazione che ha fatto al di là del rigore, ma per come ha impegnato Di Gennaro con 2 interventi strepitosi nel primo tempo, o è più arrabbiato perché l'ha costretto in 10 nella parte decisiva del match? Ma Kevin è un ragazzo su cui anche il club ha investito, io ogni giorno ce l'ho davanti a me e so quanta passione lui ha e quanta energia, e quindi sicuramente ha dei margini di miglioramento incredibili, perché quando tu sei consapevole di poter fare meglio hai una motivazione maggiore. Dentro il modello di gioco ti dà delle soluzioni anche individuali, come il tiro, il dribbling, come diceva lei. Dispiace perché probabilmente in quella ripartenza c'erano altri giocatori che stavano difendendo l'azione e si poteva farla passare, evitare di prenderla con la mano. Chiedo l'ultima cosa, lei parla senza peli sulla lingua, ho visto, era proprio davanti a lei in linea in occasione del gol del potenziale 2-1 del Pescara annullato dopo tante proteste nel primo tempo. Il direttore sportivo Matteassi è venuto qui Mix e ha detto che era un gol regolarissimo perché Dursi è partito dalla propria metà campo. Lei che era proprio in linea più o meno, cosa ha visto? Ma io dico, sono sincero, prego. Quando tu sei dentro la partita è difficile commentare, quello non l'ho visto. Quello che ho visto e ho rivisto a video e lo vedete tutti è che il primo gol è fuori gioco di 1 metro, quindi questo sicuramente è fuori gioco. Quello annullato al Pescara dentro la partita non l'ho ancora rivisto perché era nel secondo tempo.